So che il sacrificio al quale siete sottoposti in questi giorni è pesante, immagino soprattutto per i giovani che devono stare un po' più chiusi in casa, ma stanno dando una grande prova di maturità e di responsabilità ed è per questo che li ringrazio. Ma siamo anche consapevoli che questa è l'unica strada che possiamo percorrere per allontanare il contagio. La stiamo percorrendo e continueremo a farla. Proprio di pochi minuti fa, la comunicazione, insomma, che c'è un nuovo caso di sospetto Covid-19, qui a Sant'Agata, stiamo già approntando l'ordinanza per mettere in quarantena il nucleo familiare e terremo sotto controllo l'evoluzione di questa vicenda. Intanto l'altro caso di sospetto Covid si è dimostrato negativo, infatti oggi abbiamo avuto si è fatto l'esame del tampone, abbiamo avuto la risposta e quindi negativo. Ma siamo comunque prudenti ed attenti perché aspettiamo il secondo tampone, che sono certa darà esito negativo anche questo. Quindi l'unico caso conclamato di Covid-19 presente sul territorio rimane sempre il primo e la persona insomma, colpita è stabile, presenta buone condizioni di salute e quindi siamo fiduciosi in una pronta guarigione. Dobbiamo essere sereni, tranquilli, ma allo stesso tempo attenti a mantenere fede, insomma, al comportamento che ci è richiesto. Possiamo contare sulla disponibilità della Protezione Civile Comunale, del Cineneo Onlus, della Polizia Municipale e dei Carabinieri, insomma, si stanno muovendo sul territorio e ci aiutano a mantenere ferme le prescrizioni. Sono tutte persone che mostrano una grande sensibilità e la mettono a disposizione di quelle che sono le fragilità nostre, le fragilità umane. Ma noi siamo anche molto forti e sappiamo anche quando è il momento di dimostrarlo e sono sicura che lo dimostreremo perché questo è il momento per dimostrare la nostra forza come comunità.